progetto comune, lista numero 1. Veniamo su questa piazza dove non abbiamo un candidato, però possiamo assicurare a voi. Innanzitutto ci saranno nella nostra amministrazione, come accordo iniziale, e i patti non gli accordi li manteniamo, e che ogni centro di quei centri che sono rappresentati su questa lista avranno un amministratore. Di conseguenza non avrete un amministratore a Vanze perché non c'è in questa lista, però avrete un amministratore ad Acquarica e un amministratore ad Acaia. Detto questo, comunque, devo dire che tramite la consulta eleggerete voi un nostro interlocutore con il quale noi ci interfacceremo continuamente, e anche questa frazione, come tutte le frazioni in questi 5 anni, non sarà abbandonata a se stessa, come è successo con l'amministrazione attuale. Un riferimento devo fare prima di iniziare alle nostre proposte, che le abbiamo noi, abbiamo un programma e ne parliamo pure, contrariamente a loro che invece sono capaci solamente di infangare, dicendo delle falsità tra l'altro, perché se a me uno dicessero, dice con atti, documenti, così, insomma è troppo facile dire cose che poi possiamo documentare noi, siccome parlano loro di carte che non sono assolutamente vere. Tipo per esempio il mio avversario sta andando dicendo nei comizi che la minoranza non ha prodotto nessuna richiesta di accesso agli atti. Non posso elencarla perché è troppo lunga. Abbiamo fatto celare in qua Strudà e se n'è andato molto molto tempo, se n'è andato. Tra queste richieste l'ultima che ho fatto comunque è l'accesso di tutti i verbali dei consigli comunali, e vedrete se chi è stato assente, se sono stato io o se è stata l'amministrazione. Amministrazione che molte volte è stata latitante, non perché non c'era, c'era fisicamente, ma di quello che si parlava non sapeva assolutamente niente, perché i consigli comunali che devono essere fatti fra i consiglieri eccezionalmente tramite il responsabile di servizio di quel settore, quando parlavamo per esempio di bilanci di previsione, di bilanci consuntivi, di bilanci di assestamento, praticamente succedeva che ogni volta veniva passata la parola al responsabile, cosa che la legge, diciamo la norma, lo consente tranquillamente, però quello che doveva essere un'eccezione nel comune di Vernole è diventata la regola, è diventata. E con qualche differenza pure, se il mio avversario dice che io non c'ero, io dico che senza di me molto probabilmente una delibera di bilancio di previsione 2018, che è l'atto più importante che deve fare il comune perché deve programmare quello che deve fare come programmi, come progetti, solo come somma vi dico, ecco, quindi non è che ci voleva scienza e fantascienza, come si dice. Praticamente c'era una squadratura, quindi proprio nella somma, e veniva da una delibera di giunta, di questa giunta comunale, di tantissimi milioni che ho corretto io in consiglio comunale. Io sono stato assente in consiglio comunale, signori. E sono stato assente una volta, perché i nostri consigli iniziavano sempre molto tempo dopo e aspettavamo lì perché noi siamo dovuti arrivare sempre in tempo utile. Cosa voglio dire? Sempre prima che iniziassero, perché una sola volta che io sono arrivato 5 minuti dopo per un assestamento di bilancio, dopo qualche minuto li trovo sulle scale, il consiglio comunale era già finito, perché io non ci dovevo essere in consiglio, signori. Questa è l'amministrazione trasparente. Per quanto riguarda poi questi bilanci che loro dicono che sono stati, sembra dei professionisti dei bilanci, ed è tutt'altro, e vi dirò perché, invece hanno dimostrato la loro continua inefficienza, hanno dimostrato, e vi spiegherò a breve perché questo.
su qualcuno c'è di questi bilanci, persino ci abbiamo pagato sanzioni, abbiamo pagato perché paghiamo tutti noi, paghiamo, e non pagano loro, no, loro prendono, cioè, l'indennità, che poi, contrariamente a quando dissero 5 anni fa che la riducevano, invece mi pare che l'hanno presa al massimo. Attualmente ho visto qualche delibera, mi sembra che non sia ridotta rispetto al massimo che si poteva prendere, ecco le loro promesse come sono fatte. Noi, perché c'era un bilancio che programmava in una certa maniera, il consuntivo è stato completamente opposto, perché hanno sforato di moltissime centinaia, 300-400 mila euro, non mi ricordo, cioè non voglio essere preciso, però noi abbiamo pagato delle sanzioni che, mentre prima si pagavano fisse, con un importo fisso, si pagavano a percentuale. Quindi questo qui, io a brevissimo, prossimo consiglio comunale, prossimo comizio, vi dirò quale delibera è stata, con numero e data, perché vogliamo essere precisi noi, portando le carte, come dicono loro. Adesso, prima di presentare il nostro progetto per Vanze, che noi abbiamo un nostro progetto, perché dobbiamo, di ogni centro dobbiamo prendere atto delle proprie peculiarità. In base a queste peculiarità, visto che il comune ha delle risorse che devono essere spese per creare sviluppo, vi parleremo di come noi cercheremo di creare sviluppo in questa realtà territoriale, che proprio grazie a questi 6 centri dovrà diventare la forza di questo comune. Quindi, perciò ci chiamiamo progetto comune, 6 centri uniti per lo sviluppo, e non 6 centri uniti per farsi prestiti e cambiali per pagare le imposte locali. Questa lista si è composta senza nessun condizionamento, persone tutte libere che hanno deciso per questo progetto comune per voi. In ordine alfabetico, Andrea Antonucci. Mauro Carofalo. Elisa D'Aprile. Gerardo De Gaetanis. Giacomo De Mitri. Roberta Elia. Massimiliano Leo. Pantaleo Mangè. Lucia Papa Pascali. Salvatore Picherri. Andrea Sciolti. Mariangela Sciolti. Questo territorio, questo paese, ho detto, noi abbiamo visto un po' le peculiarità, perché dobbiamo, in base alla diversificazione di questi centri, dobbiamo cercare di portare un po' di sviluppo. Non abbiamo la bacchetta magica sicuramente, ma cercheremo quantomeno di recuperare quell'impoverimento che ci hanno portato questi amministratori. Cosa potremmo pensare per uno sviluppo di Vanze? Una città rurale, economia contadina, ricca, tanta produzione di prodotti lattiero-caseari e altri prodotti agricoli. Pensare proprio su questa piazza a un farmers market, cosa significherebbe? Non voglio parlare, mo dice sta parlando difficile, insomma. Tutti questi produttori agricoli, qualche volta ogni mese, qualche domenica, poi magari ci si vedrà se una o due domeniche, potranno esporre i loro prodotti che saranno genuini e a chilometro zero, perché molta gente adesso, pensate a Lecce, no? Non molto distante, come apprezzerebbero un'iniziativa di questo genere. Qualcuno potrebbe dirmi, sì, però immagina che cosa comporterà questo, comporterà
che tutti questi agricoltori dovranno avere la partita IVA, Camera di Commercio, questo qui. Anche per quanto riguarda questo abbiamo le abilità per farci in maniera tale di dare quantomeno problemi a queste persone. Tramite un'associazione costituita su iniziativa del Comune, il quale Comune amministrato da noi metterà i fondi per tutta la costituzione di atto costitutivo, Camera di Commercio e partita IVA per fare crescere questo Paese. Questi sono i nostri programmi, caro mio avversario. Sì, però meglio così. Allora. Noi abbiamo anche un codice deontologico. Questo codice deontologico, perché a volte si molto confonde fra legalità e opportunità politica, perché molte cose possono sembrare legittime, poi il fatto che siano legittime non significa che poi sono deontologicamente corrette, tipo per esempio certi incarichi sedati in posti dove magari gli indirizzi poi risultano uguali, no? E non sto parlando di illegalità, attenzione, non confondete perché voi state con l'illegalità, ma di opportunità politica, e l'opportunità politica a volte poi con la legalità sta, il limite sta molto vicino, sta amministratori cari, ecco. Quindi voi non avete avuto nessuna denuncia, è vero, però probabilmente chissà, potremmo avere anche noi anni, cioè a vedere gli atti, se non ci dovessimo vedere, siccome noi siamo sicuramente gente abituata alla legalità e non mettiamo in dubbio la vostra, cioè legalità, ma non potete parlare a noi di illegalità, va bene? La vostra inefficienza, i vostri bilanci che ve li sbandierate così, cioè che avete sanato questi bilanci qui ci sono stati sanati anche tramite degli interventi, devo dire, siccome ci ho nominato prima, del funzionario responsabile, che hanno rilevato che, e c'è una delibera del 2017, che c'erano 2.432.000 euro di residui passivi che sono stati stracciati. Significa praticamente che 2.432.000 euro che sembravano debiti, a un certo punto ci si è accorti che erano debiti che ormai non potevano essere più esigibili e quindi andavano stracciati. Questo perché non lo dite però. Però poi avete messo tutte queste imposte locali e quindi poi siete usciti con questo bellissimo avanzo di amministrazione, no? Allora, per uno che ne sa poco, sembra avanzo di amministrazione, questa amministrazione ha fatto, è uscita, cioè con un avanzo. No, signori carissimi, un'amministrazione deve uscire o con un pareggio di bilancio o con poco avanzo, perché se un'amministrazione esce con molto avanzo di amministrazione significa che vi ha fatto pagare un sacco di soldi a voi per non avere programmi e per non avere progetti, ha impoverito il territorio. Questi soldi che potevano girare in tanti settori del comune, cioè della comunità, e stanno al comune perché non ha programmato. E in effetti tutti i consigli comunali, quando c'era, che si parlavano solamente di numeri, di programmazione, progetti, zero. E i numeri erano anche sbagliati, tra l'altro. E chi non pagava, persone meno abbienti, evasori, erano degli evasori. Per quanto riguarda queste persone meno abbienti, noi vogliamo aiutarle, perché vogliamo fare veramente politica sociale, vogliamo fare. Proprio perché molta gente si è dovuto fare dei prestiti per pagare le imposte comunali, abbiamo pensato a qualche operazione che sta nel nostro programma, il baratto amministrativo. Alle persone meno abbienti, cioè faremoci in maniera tale che le imposte, cioè che devono pagare, possono pagare attraverso dei lavoretti, così non avremo quelle schifezze a fianco alle strade, non avremo dei cimiteri che non c'è rispetto neanche per i nostri morti e non avremo acqua che manca al cimitero, non avremo. Oltre al baratto amministrativo, se possibile, scadeva il 15 maggio e in Consiglio Comunale io ho proposto questa definizione agevolata. Pensate che l'Equitalia, che fa tanta paura, ha fatto in maniera tale che chi doveva pagare cartelle esattoriali
possa pagare solamente la quota capitale, ed era Equitalia, il comune di Vernole, e poteva farlo per la definizione agevolata, per aiutare chi non ha i soldi per pagare, dietro mia proposta sono stati sempre considerati evasori queste povere persone. Noi abbasseremo anche l'IMU, e non è il marketing elettorale che fanno loro, non su tutto, perché il bilancio può permettere sino a un certo punto. Qual è l'IMU più sbagliata, cioè secondo me, detto sempre in consiglio comunale dove il mio avversario dice che ero assente? L'IMU più alta è quella per le aree fabbricabili, perché l'IMU così alta sulle aree fabbricabili, gente dice io sono disposto a dare la mia area fabbricabile gratis al comune perché non ce la faccio più. Hanno fermato l'economia di questo territorio. Questo non dovrà succedere più. Noi, ed è una promessa, abbasseremo l'IMU sulle aree fabbricabili e abbasseremo anche l'addizionale comunale, che in questo comune la pagano anche i pensionati che prendono poche centinaia di euro al mese. Questa è la politica sociale di questo, di questa amministrazione. Il tempo sta stringendo e devo passare la parola a Pantaleo Mangè adesso. Cittadini di Vanse. Quindi, allora, per quanto riguarda questo paese, voi vi ricordate benissimo, quindi, l'amministrazione di Mangione con il sottoscritto insieme con tutti, con Logia e con tutti quanti gli altri. Non siete certamente stati abbandonati in questo paese, basta andare a guardare le opere che sono state fatte in quel quintennio, quindi la fogna dove mancava, l'acqua, luce e le strade. Quindi per questo motivo vi posso assicurare che io mi sento il candidato fisiologico di questo paese, anche perché non manca giorno di non venire in questo paese anche 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 volte al giorno. Mi sono spiegato? In tutte le case, chiunque mi chiama, sono sempre a disposizione come sempre sono stato. Quindi, ma non da oggi, ma da 25 anni, 30 anni a questa parte, tutte le case mi conoscono. E non sono andato mai perché di mia volontà, mi hanno cercato loro, mi hanno cercato, e io sono sempre pronto, sono stato sempre pronto. Quindi non che non c'è un candidato in questo paese, c'è il candidato fisiologico di questo paese, nato in questo paese, e mi sento di poter accudire tutti quanti di qualsiasi cosa, è chiaro? Poi un'altra cosa vi voglio dire, questi signori è chiaro che sono dei pinocchi falsi, bugiardi. È chiaro, questa amministrazione è così, punto e basta! Quindi la piazzetta, quindi la piazza Roma era nei pisti, finanziata con la rigenerazione urbana, quindi con tutte le cose del territorio, questa è finanziata per 50.000 euro. Dove sono stati andati a finire? Dove l'hanno portati? E adesso parlano che hanno preso un finanziamento. Quale finanziamento? Stanno intercettando. Cosa significa intercettare? Casomai vigolare. È chiaro? Questo è un discorso in questo senso. Quindi per questo motivo io questa sera non porto altri documenti, ma ve li porto casa per casa nella giornata di domani e dopodomani, perché sul notiziario, quindi comunale, nel febbraio del 2013 e nel maggio del 2013 c'è il 1.800.000 per quanto riguarda il comune di Castri, Melendugno e Vernole, e poi con tutti i paesi, con la pari dignità per tutti. Questa la devono finire. Poi questo libricino che hanno fatto, mi hanno fatto un bel regalo, perché sono gli 8 milioni, è chiaro, con i progetti dell'amministrazione Mangione, è chiaro, e non dell'amministrazione loro, perché la punto a capo, punto e basta, hanno rovinato il territorio, hanno abbandonato il territorio. È chiaro, quindi mi riservo di parlare la prossima volta con i documenti, ma per quanto riguarda questi ve li porterò io domani, li lascerò a tutti quanti i locali, in modo particolare al tabacchino, con tutte le persone dove non arrivo, se li vengono a prendere. Grazie e passo la parola alla Lucia. Pantaleo ha parlato col cuore, scusate se ha alzato un pochettino la voce, ma quando ci vuole ci vuole. Quanta sofferenza stiamo facendo in questa campagna elettorale, nel momento in cui tentano
di buttarci fango, tentano di dire che siamo la parte peggiore della politica vernolese, e no, perché la loro strategia è quella di tirarci dentro alla polemica, perché non hanno altro da dire che non soltanto diffamare politicamente. Di questo si tratta. Un sindaco che esce da 5 anni di un'amministrazione e non sa dir nulla di quello che ha fatto, perché non ha fatto nulla. È soltanto bravo ad accreditarsi un lavoro di 8 milioni di euro, che per, andando, sappiamo noi il sacrificio che abbiamo fatto, andando a Bari giorno per giorno, per portare a casa un qualcosa che dovesse dare sviluppo, che dovesse incominciare a parlare di turismo, di un turismo che è stato soltanto lettera morta. Io vi pregherei di leggere il programma loro, il programma di 5 anni fa. Mi sembra, al cospetto di questi 5 anni vissuti dall'amministrazione De Carlo, un libro di barzellette che si deve chiudere solo per una grande stupidità. Stiamo ereditando delle macerie in quel comune. Io non so se in 5 anni possiamo farcela almeno per riparare, non dico altro, ma parte di quello che stanno lasciando. Stanno lasciando un comune che ha perso l'identità pubblica. Amici, è una SRL, ricordatevi, perché quando nelle mani di un comune il servizio della riscossione sull'evasione e quello della ragioneria è detenuto da una ditta di Novoli, siamo veramente alla peggiore follia. Questa è una follia. Questi signori di Novoli se ne devono andare. Lo stiamo dicendo su tutte le piazze, ci troverete qui anche il 10, fra un anno, 2 anni, perché noi le promesse le manteniamo. Dobbiamo ridare dignità a quel comune. Un comune dove c'è un ufficio tecnico troppo distratto alle pressioni che certamente non sono di natura pubblica ma di natura privata, c'è un conflitto di interessi. Mettiamola con un gergo politico e chiamiamolo conflitto di interessi. Ma c'è, ed è evidente, perché basta che voi andiate sulle pagine online del comune e andate a leggere, a scorrere i loro atti amministrativi, le loro determine, e incominciate a leggere chi sono i tecnici, chi sono gli avvocati, e vedete che c'è un grande conflitto di interessi, grandi come questa casa. E poi loro mi parlano della peggiore parte politica. Noi non siamo la parte peggiore politica. Forse la nostra colpa è quella di amare la politica, di servire la politica. Non abbiamo mai chiesto che la politica debba servire a noi. Andate a scorrere quelle determine e quelle delibere, e poi li sfido a dire che se ciò che ho detto non è la verità. 5 anni fa, 2 minuti, un'ultimissima cosa. 5 anni fa i loro cavalli di battaglia sono stati 2. Uno, quello che promettevano di abbassare la tassa sulla lettezza urbana. Nell'arco dei 5 anni l'hanno aumentato ben 2 volte. Questa volta ancora non lo state accertando,
bollette vi arriveranno a luglio, adesso c'è la campagna elettorale. Di questo si tratta. Ricordatevelo. E questo aumento è un aumento ingiustificato, perché non è basato sulle aliquote. No, assolutamente. È basato su quello, perché ormai il campo della lentezza urbana è diventato il loro parterre elettorale. Le loro assunzioni mensili stanno costando sul capitolato d'appalto. Loro che parlano di territorio attento, loro che parlano dell'ambiente e del rispetto, ma signori miei, voi lo sapete? Lo sapete che con i soldi nostri, del canone, i cassonetti di San Cataldo, che a settembre tempestivamente noi li toglievamo, stanno lì tutto l'anno perché non sbalziamo pure i rifiuti di Lecce? Ma che parlano loro? Ma che parlano loro, che vengano qui a confrontarsi con noi in un pubblico dibattito su questo palco? Noi ci saremo. Bene, il tempo è scaduto, vi saluto, ciao. Progetto Comune, lista numero 1. Adesso tutti ad Acaia.